Buongiorno amici, è un paio di settimane che non ci sentiamo e niente, adesso sto facendo un giretto, domenica oggi. Allora, sto provando l'inquadratura della telecamera, quindi se vedete storto cose varie, o siccome ho cambiato casco un'altra volta per l'ennesima volta e niente, adesso ho attaccato la telecamera con un accessorietto che la fa ruotare di 360 gradi, quindi dovrei avere un'inquadratura che posso orientarmi un po' come credo. Adesso l'ho messa sul display del cellulare per vedere appunto come si vede. Quindi posso anch'io vedere un attimino come registro, mi sembra che l'inquadratura sia buona. Poi naturalmente, vabbè, visto dal PC sarà tutta un'altra cosa. Allora, due settimane che non ci si sente, un po' perché vabbè, ho avuto da fare, sono stato un po' impegnato, solito tram tram quotidiano. E nel frattempo, vabbè, finalmente mi sono deciso su cosa fare con la moto. Come detto, non venderla da privato era impossibile, perché non ho trovato veramente nessuno interessato, perché con la differenza troppo minima dal nuovo la gente la prende nuova, giustamente. Quindi ho deciso di darla dentro al concessionario, ho già fatto il contratto circa una settimana e mezzo fa, adesso non mi ricordo, di forse due sabati fa l'ho fatto, ecco. E praticamente adesso devo solo attendere che arrivi la nuova. Purtroppo non ne aveva più disponibili. Come sapete, io giro parecchio per cercare di trovare il prezzo migliore e ovviamente ho risparmiato tanti soldi confronto agli altri concessionari che magari però l'avevano disponibile, però l'avevano disponibile forse perché faticano a venderle, perché se tengono dei prezzi troppo alti e ritirano male l'usato, giustamente uno non la prende da loro. Io giro e rigiro, ho trovato un concessionario che mi ha fatto risparmiare circa 700 euro confronto agli altri, dai 5 ai 700 euro, ecco, confronto agli altri concessionari. E quindi niente, ho già fatto tutto, adesso devo attendere però metà marzo che arrivi la moto. E nel frattempo sto usando ancora questa perché mi ha detto di tenerla, però giustamente adesso ha su 800 km, fine mese gliela porto, gliela lascio e poi resterò un paio di settimane senza. Vabbè, attendiamo, dai, no, tanto non ho fretta, non ho premura, avendo risparmiato anche dei bei soldi ne vale la pena. E dicevo, ho cambiato il casco, praticamente ho cambiato il parco caschi, diciamo così, perché ho venduto tutti quelli che avevo e ho praticamente preso un integrale della LS2 sempre e ho preso un modulare dell'Airo. Modulare ho preso, allora, l'LS2 integrale l'ho preso perché il prezzo era un prezzo bomba e non ho resistito, quindi per 69 euro l'ho pagato, una cifra del genere. Casco bellissimo che a me piace tanto, quindi l'ho preso e ce l'ho lì e lo uso come casco di cortesia, diciamo. Comunque il doppio casco serve sempre, anche se devo portare la figlia o la moglie, serve sempre un casco buono. E poi ho preso un Airo modulare di quelli che si ruotano a 180 gradi praticamente. Perché ho preso questo? Perché con i caschi modulari tradizionali ho il problema che il meccanismo di chiusura va proprio in corrispondenza dell'osso delle mascelle e a me danno un fastidio esagerato. Siccome che io ho una taglia piccola di testa, una S, mi stringe parecchio poi a livello di, appunto, di mento, di mascelle. Invece questi qua che hanno la rotazione a 360 gradi, scusate, 180 gradi, cosa succede? I guanciali sono molto più avanti, sono sulle guance, si chiamano guanciali e sono giustamente sulle guance, quindi non mi stringe assolutamente. In più devo dire che è veramente comodo perché è
è confortevole, è proprio una bella imbottitura. Purtroppo costa parecchio, di listino passa i 350 euro se non erro. Vabbè, io tra sconti e mica sconti alla fine l'ho portato via intorno alle 200, che sono comunque tanti soldi, però è fatto bene, dai, non si può dire che non sia fatto bene. E l'ho praticamente adesso attaccato la telecamera a questo, quindi dovrebbe essere comunque in una buona posizione, che ho fatto arrivare un supportino che sarebbe per le GoPro, ruotabile a 360 gradi, esatto, si può ruotare, e avevo l'attacco che dalla mia Sony si poteva, dalla mia TomTom si poteva comunque attaccare gli aggeggini della GoPro, e quindi l'ho attaccato così. E niente, adesso lo sto usando da circa una settimana sto casco. Devo dire che mi sto trovando abbastanza bene. L'unica cosa negativa è che hanno fatto un sottogola che praticamente non è proprio perfetto, nel senso che non chiude completamente. Uno, per lasciare un po' di reazione all'interno, e due, perché avendo appunto il flip che deve andare dietro non poteva essere troppo pronunciato. In realtà ho preso il sottogola dell'LS2 e sono riuscito tranquillamente a metterlo, e mi va benissimo, cioè apre, chiude, e ho tolto un fastidioso ricircolo d'aria che d'estate sarebbe comodissimo, infatti per l'amor di Dio d'estate lo tirerò via, ma d'inverno si sentiva proprio l'aria fredda provenire in faccia. Il rovescio della medaglia è che chiudendolo bene sotto diventa più rumoroso il casco, mentre invece togliendo quel cavolo di sottogola e affluendo aria all'interno da sotto, la rumorosità sparisce quasi completamente. È proprio un discorso di areazione, ecco. Però vabbè, adesso anche se è un po' più rumoroso preferisco che appunto tenere la faccia al caldo, ecco. È vero che ormai stiamo arrivando verso le belle giornate, quindi, però credetemi, la mattina con ancora 0 gradi si sentiva proprio l'aria fredda a livello della faccia e dava abbastanza fastidio. Così invece col sottogola l'ho completamente tolta, cioè adesso è diventato confortevole al 100%. È vero, ripeto, è aumentata un pelino la rumorosità, ma sopportabilissima, ne ho avuti di molto più rumorosi di casco. Altra cosa che non mi piace tanto di sto casco è il fatto che l'interno è in un unico pezzo, a partire dai guanciali, sotto girocollo, calotta, è tutto un pezzo unico, quindi quando l'ho dovuto smontare per mettere il Bluetooth, ho dovuto smontare tutto, praticamente l'interno del casco. Altra cosa è invece la predisposizione per il Bluetooth, che ho trovato veramente perfetta, nel senso che ha la giusta posizione dove mettere gli auricolari. Altri caschi invece, o siamo strani noi o sono strano io, ma veramente era fuori posizione, non si sentiva niente. Invece qua i buchi che hanno fatto loro, le predisposizioni sono perfette. Davanti, dove viene messo il microfono col braccetto, ha già degli incastri apposta per poterlo incastrare, quindi anche lì risolto. In più la calotta dietro ha un coperchietto in plastica che viene rimosso, ti danno un coperchietto aggiuntivo con appunto una soletta dove poter far passare il cavo, quindi anche lì perfetto, il cavo passa attraverso la calotta e non ho dovuto fare magheggi strani per incastrarglielo come facevo negli altri. Quindi direi che la predisposizione del Bluetooth è super promossa, anche perché appunto l'Airo mi sembra che non faccia un suo Bluetooth, e quindi ha reso la possibilità di installare qualsiasi Bluetooth, e veramente è stato perfetto. In più questo qui ha dei pro e dei contro sulla visiera. Allora, non ha la predisposizione per il pin look, nella versione 2019 invece esiste la predisposizione al pin look, però ripeto, è fattibile anche metterlo in questo cambiando la visiera, perché poi la visiera resta la stessa con gli stessi attacchi, quindi basterebbe prendere la visiera della 2019. Però comunque ha un trattamento antifog che in effetti io mi si appannano gli occhiali che ho su, ma la visierina non si è ancora appannata nelle varie prove che ho fatto in questi giorni. Vedremo quando piove o cose del genere. Ha il visierino parasole, che è comodissimo,
fanno comunque delle visiere oscurate per questo casco volendo, quindi se uno vuole mettere una visiera scura può mettere una visiera scura, ed in più la visiera ha i pro e contro di essere di non avere le posizioni intermedie, quindi o aperta o chiusa, però è bello che l'apertura è a scatto, quindi tirando la levettina, che è molto semplice da prendere, si apre di colpo la visiera, quindi non si sta. Con altri caschi ho avuto il problema che quando devi aprire la visiera devi stare a cercare la linguetta dove andare a prenderla, e in più a volte è incastrato, si fa fatica, invece questo è un colpetto, pam, e si ribalta subito. In più può essere usato anche aperto perché ha l'omologazione jet, comodissima anche quella. Adesso st'estate che farà caldo, passeggiare appunto andando piano si può tranquillamente tenere aperto, quindi devo dire che sono soddisfatto. Ecco, un'altra cosa negativa però è il fatto che hanno fatto un'unica dimensione di calotta per tutte le taglie, quindi io nonostante ho preso una S che tra virgolette è abbastanza appunto ampio, avrei potuto prendere addirittura un XS, però vabbè, per non esagerare ho preso una S, e la calotta risulta enorme, cioè il casco è grosso, è veramente grosso, confronto alla S dell'LS2 che ho a casa, è veramente, sembra il doppio il casco. Ok, mi si era interrotta la registrazione, adesso l'ho ripresa. E niente, dicevo che appunto avendo una sola misura di calotta il casco risulta veramente grosso, però non è fastidioso da portare, ecco, alla fine andando a velocità come vado io non è un problema, vedremo quando andrò un po' più forte se creerà qualche difficoltà, qualche problema, ma è tutto relativo, ecco. Va bene, niente, dai ragazzi, adesso appena posso ve lo faccio vedere il casco, vi faccio vedere i miei nuovi caschi, così tanto so già che c'è qualche utente che gli piace curiosare, quindi mi chiederà di farglieli vedere, quindi appena riesco ve li mostrerò. E poi niente, ci vedremo a sto punto, penso farò un video quando vado a portare questa e poi ci vedremo quando ritirerò la nuova, ecco.